Radiomercato, buongiorno, primo appuntamento di questo 2018, riparte la campagna elettorale, noi cosa facciamo? Riaccendiamo le dirette dal mercato. Un buongiorno ai nostri ospiti, ospite Monica Forte, buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovato Ettore Rizzi. Buongiorno. Buongiorno, come andiamo? Come è ripartito questo 2018? Ma allora, ripartito nella normalità, forse un po' più rilento, c'è questa nuova unità del sacchetto. Ecco, veloce, una battuta veloce, la questione Sacchetti sta tenendo banco, perdonami il gioco di parole. Per distrarre da tante altre cose, ci hanno voluto inserire questa. Quindi la solita arma di distrazione di massa, dove se non al mercato distrarre le masse, mi sembra. Per tutto, adesso non è solo una questione di mercato, qualsiasi negozio, così devono tutti adattarsi a questa nuova cosa qui. Per distrarci dall'aumento di benzina, dall'aumento di gas, dall'aumento di corrente, dall'aumento del bollo, dall'aumento di tante altre cose. E tutte le cose. Ho letto una battuta felicissima qualche giorno fa sulle persone che hanno dovuto fare le ricariche telefoniche per postare i sacchetti. Quindi addirittura c'è chi ha fatto la SOS ricarica perché non poteva taggare, non poteva postare. Allora, entriamo a bomba sulla questione mercato velocissima, poi ci rivolgiamo a Monica Forte, candidata Movimento 5 Stelle per la Regione Lombardia, fortissima dei voti delle regionali, e vediamo cosa ha da raccontarci. Ettore, mercato? Mercato, che sappia io, sì, è vero, c'è sempre questa idea di voler spostare Corso San Martino, però mi sembra ancora molto... Qui si parlava di una riapertura di Corso San Martino. Ma una riapertura di Corso Matteotti, che sarebbe questo dietro di qua alle spalle, dove praticamente se ci infilano messili così, chi sarà lo sfortunato probabilmente dovrà buttare via la licenza, perché comunque so che è difficile da capire, ma lì non si lavora, non è la stessa cosa, se non si spiana tutto un unico piano, un'unica piazza, la cosa è differente. La vedo lontana questa ipotesi, quindi secondo me non rimane. Per il momento rimane qui. Quindi rimangono ancora vive le promesse elettorali della scorsa campagna elettorale, dove il mercato non si tocca. Si ricorda che sono venuti tutti. Io so che i personaggi importanti la sostengono, per cui sono abbastanza sereno. Qui, confidiamo. Va bene, allora, grazie Ettore, passiamo ciao. A Monica e ciao. Sentiamo. Monica, buongiorno, ribenvenuta a Radio City Bar. Grazie, buongiorno. Ricapitoliamo. Candidata in consiglio regionale in Regione Lombardia, fortissima dei numeri delle regionali e del Movimento 5 Stelle. È andata bene. Benvenuta a Biategrasso, tu arrivi da Vermezzo, quindi copri tutto il bacino e il territorio di competenza. A te, i nostri microfoni. Io vengo dal Movimento 5 Stelle dei primi anni, nel senso che sono attivista praticamente dal 2009, dalla sua costituzione. Ho lavorato tantissimo sul territorio, seguendo battaglie, denunciando casi particolari, seguendo tematiche tipiche del nostro territorio, quindi dall'ecologia fino allo sviluppo urbanistico, alla mobilità, e contestualmente ho collaborato molto in Regione Lombardia su invece dei temi un pochino più ampi. Per esempio faccio parte del GDL dopo Expo, quindi ho seguito negli ultimi 4 anni tutta la tematica dello sviluppo di quell'area e delle criticità ambientali di quel territorio, perché il territorio del nord Milano, dove è posizionata l'area ex Expo, ha criticità di ogni genere, dall'inquinamento della falda acquifera alla presenza massiccia delle aziende RIR, che significa rischio di incidente rilevante, da una presenza abominevole di amianto, di discariche abusive con rifiuti tossici, e quindi stiamo lottando molto affinché uno sviluppo urbanistico di quell'area, che sarà certamente uno degli sviluppi più significativi di tutta la Regione Lombardia nei prossimi decenni, tenga presente di queste criticità e le superi, no? Risolvendo i problemi. In merito al nostro territorio, allora, sì. Appunto, tu arrivi da Vermezzo, sì. Quindi Biategrasso, cosa ti dice? Siamo qui a due passi, conosci la nostra realtà, conosci tutte le problematiche, le nostre mancanze, quello per cui si lotta, che puntualmente in ogni campagna elettorale viene a galla e diventa la cosiddetta merce di scambio per i cosiddetti voti. Questo è il dubbio complottista che ci passa per la mente questa mattina. Tu come la vedi? Non è proprio tanto complottista, è reale. Cioè, in campagna elettorale si cominciano a riprendere i soliti temi legati al territorio e ce li si vende abbondantemente come promesse, no? In cambio di voti. Qui a Biategrasso ormai la questione dell'ospedale e del pronto soccorso notturno è nota,
e siamo qui ancora una volta con gli stessi soggetti che ne hanno determinato la chiusura nelle ore notturne e il depotenziamento in generale di tutto l'ospedale, con gli stessi soggetti che oggi vengono a dire che faranno di tutto e sono fermamente intenzionati a riaprirlo. Permettimi una battuta, gli stessi che dicono che la questione non è politica. No, certo no, figuriamoci se è politica, invece è solamente politica, perché qui in realtà la regione ha la facoltà di rimettere in piedi un ospedale che era un ospedale che, insomma, con grandissimi reparti di eccellenza, oggi ne ha ancora, per carità, il piede diabetico, l'oculistica, ma insomma deve, da un punto di vista territoriale, e può offrire molto di più. Il pronto soccorso è una necessità per questo territorio e basterebbe semplicemente inserire la figura di un anestesista rianimatore per poter garantire l'apertura anche notturna del pronto soccorso. In questo noi del Movimento 5 Stelle abbiamo un programma regionale che è molto netto sulla questione, cioè sicuramente investire nei grandi ospedali per migliorarne le eccellenze, ma anche sulla rete territoriale dei visiti ospedalieri, perché soprattutto per un certo tipo di malati, che sono quelli deboli, il concetto più importante è la prossimità, no, del presidio ospedaliero. Poi, se ha necessità più specialistiche, lo puoi tranquillamente dirottare verso ospedali più grandi, ma il servizio che può offrire un presidio ospedaliero di territorio è essenziale, per cui per noi questo è assolutamente prioritario. Anche perché qui i numeri territoriali lo esigono, qui copriamo un bacino di circa 100.000 persone tra Abbiategrasso e limitrofi. Quindi non è solo Abbiategrasso, insomma, qua abbiamo un gruppo di circa 15 comuni, insomma, che fanno riferimento all'ospedale di Abbiategrasso. Direi che è più che essenziale, è necessario. E infatti, in merito a questo, ho letto proprio qualche giorno fa che la decisione avverrà dopo il 4 marzo. Ma va, chissà come mai, cosa avviene il 4 marzo? Sicuro. Avvengono solo le elezioni. Ecco, ricordiamolo, il 4 marzo votate che si vota, sì, questo è lo slogan di Radio City Bar fino al 4 marzo, uno slogan a voucher, perché poi dopo il 4 marzo non possiamo più dirlo. No, sì, e allora, ultima battuta velocissima, fatti un endorsement di quelli forti, dai, lo diremo a tutti gli ospiti che verranno dopo questo primo incontro. Vai, sei libera. Ma prima di tutto, secondo me, se vogliamo dare un segnale netto a chi ci ha governato fino ad oggi, e intendo dire non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale, secondo me bisogna votare. Primo punto, quello che dicevi tu, il voto è l'unico strumento per manifestare un dissenso o un apprezzamento, a seconda di come si vota. Poi votare Movimento 5 Stelle, perché noi abbiamo per la Regione Lombardia un programma che è fantastico, è bellissimo, è ancorato all'esigenza del momento, è proiettato verso il futuro e soprattutto è ancorato alle esigenze della gente, perché è un programma che abbiamo scritto e redatto con la collaborazione dei cittadini. E poi, se avete voglia anche di esprimere una preferenza verso una donna, e questo secondo me ha la sua valenza, perché nel nostro programma regionale grande spazio trova anche il tema delle pari opportunità, anche questo potrebbe essere un segnale, allora potete scegliere me e scrivere anche Monica Forte. Ma insomma, l'importante è il voto al movimento. Va bene, allora noi ti facciamo il più grosso in bocca al lupo. Grazie, per viva questa campagna elettorale, grazie per aver accettato l'invito a Radio City Bar e niente. Tanti saluti da Abbiategrasso, dal mercato. Monica Forte, candidata in consiglio regionale Movimento 5 Stelle, e ringraziamo Ettore Rizzi e Nicoletta Di Bia, che ci ospita puntualmente da questo venerdì fino al 4 marzo in questo Votate che si vota. Grazie a Monica. Grazie, buona giornata. Altrettanto. Radio City Bar.it, continuate a seguirci. Nicoletta, e radio.